Ciao a tutti, sono Igor Protti e anch'io sono presente nel libro Altro Calcio, anni 80-90, anni meravigliosi, forse anche perché eravamo più giovani, però veramente è un calcio fantastico. Un abbraccio a tutti, ciao. Ciao, sono Massimiliano Esposito e anch'io sono nel libro L'altro calcio anni 80 e 90. Mi raccomando, correte a comprarlo nei siti, nelle librerie, perché c'è tanto da leggere. Leggere fa bene e soprattutto di un calcio di una volta che adesso lo rimpiangiamo sempre di più, con aneddoti, storie. Di un calcio che non tramonterà mai. Ciao a tutti. Il libro più bello del mondo. Ringrazio Giovanni Fusco per avermi fatto partecipare, per noi romantici del vecchio calcio degli anni 80 e 90. Un saluto a tutti i miei colleghi che sono all'interno del libro, un abbraccio grande e andate tutti a comprare perché è qualcosa di straordinario. Ciao a tutti, sono Massimo Ciocci, anch'io sono presente nel libro L'altro calcio anni 80-90. Vi invito a comprarlo perché ci sono varie testimonianze di giocatori importanti che hanno fatto grandi cose in quel periodo. E poi, tra l'altro, sono molto curioso di leggerlo perché sicuramente troverò delle storie molto interessanti. Bellissimi, anni 80, 90, sono stati anni personalmente molto belli, ma non solo per me, penso che per tutto il mondo calcistico e anche dei miei colleghi che sono intervenuti in questo libro. Quindi compratelo, vedrete che ci saranno belle cose da leggere e molto entusiasmanti. Ciao. Ciao a tutti, sono Luca Mondini e anch'io sono presente nel nuovo libro Altro Calcio 80-90 e di questi anni meravigliosi di questo calcio ormai perduto, vi consiglio di acquistarlo. Leggerete qualcosa che magari non sapete e troverete qualche aneddoto che vi possa stuzzicare in qualcosa di nuovo. Ciao a tutti, a presto. Ciao, sono Carlo Perrone e sono qui per dirti che sul bellissimo libro di Giovanni Fusco ci sono anch'io, Carlo Perrone. Si parla in questo libro degli anni 80-90 di un calcio che non c'è più, ma che avrete modo leggendo di emozionarvi perché era un calcio veramente molto bello, di grandissima qualità. E quindi faccio un grosso ringraziamento a Giovanni di aver pensato di introdurmi e di mettermi tra i protagonisti di quegli anni. A tutti una buona lettura, prendete il libro e viva il calcio!